Ciao ragazzi, allora oggi iniziamo una nuova serie di video che si chiamano Improvvisa con me. È molto semplice, scegliamo una backing track, in questo caso ho tirato io giù da YouTube per voi, magari per le prossime volte ne scegliete voi una e me la proponete, e improvvisiamo un giro a testa. Cosa vuol dire? Che la prima volta improvviserò io, la seconda volta invece accompagnerò soltanto con la chitarra e sarà il vostro turno. Così che magari potete farvi un po' un'idea di come improvviso io e come mi muovo sulla pentatonica. Sono delle improvvisazioni comunque semplici, dove cerco di utilizzare non troppe note, come ho già detto a qualcuno nei precedenti video, e soprattutto di non utilizzare troppe note aggiunte, perché voi sapete che alla pentatonica possiamo aggiungere le note che mancano, la nota blues, delle note cromatiche e tantissime tecniche che arricchiscono e rendono, diciamo, più colorita la tavolozza, ok, del nostro linguaggio che possiamo utilizzare. Quindi, allora, vi spiego prima la struttura, che sostanzialmente in questo caso è un blues in 12 battute, quindi 12 bar blues classico minore. È nella tonalità di La minore, quindi abbiamo come accordi il La minore, il Re minore, poi fa un passaggio particolare, cioè quando va al quinto grado fa prima Fa maggiore e poi Mi settima, poi di nuovo La minore e poi di nuovo Mi settima. Ma adesso lo vediamo assieme. Vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sul mio canale YouTube, quindi vi raccomando, fatevi un giro ed iscrivetevi. Ok, partite dalla backing track. La velocità è 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Prima battuta La minore, anche seconda, 3, qua, 1, anche terza e la quarta. Poi dopo va in Re minore, vedete? Di nuovo, dopo La minore, ottava battuta La minore, adesso fa il passaggio Fa, Mi 7, poi va di nuovo alla minore e chiude in giro con il Mi settima. Di nuovo La minore prima, seconda battuta, terza e quarta. Adesso va Re minore, anche la quinta, scusate, la sesta di nuovo La minore, Fa maggiore, Mi maggiore settima, La minore e Mi maggiore settima. Ok, questa è la struttura della backing track sulla quale dobbiamo improvvisare. La scala di riferimento è la scala pentatonica di La minore. Io lo utilizzo sia nella forma, nel box standard che tutti conoscete, tutti conosciamo, e ho spiegato anche in un altro mio video, e anche nella forma estesa, che anche questa, insomma, è facilissima e tutti conosciamo. Allora mi raccomando, improvviso io un giro, poi dopo improvvisate voi. Un'altra raccomandazione, ho praticamente diviso sui due canali left e right la base, quindi la backing track, e la mia chitarra. A sinistra trovate la backing track, a destra la mia chitarra. In questo modo le potete isolare. Quando volete sentire soltanto magari la backing track, girate la manopola tutta a sinistra e avrete soltanto quella, mentre al contrario a destra soltanto la mia chitarra, nel caso la volete isolare per tirare giù delle frasi, delle idee che vi sono piaciute, che ho fatto io. Ok? Siamo pronti. Partiamo.